un profeta non è accetto nella sua patria. È diventato un proverbio, ma è stata la verità anche per Gesù. Gesù rifiutato dai suoi. Si meravigliano del suo insegnamento, però poi non lo accettano. È la difficoltà di sempre a pensare che un altro, come noi, possa essere più bravo di noi, possa saperne di più, possa essere di più. È la difficoltà a riconoscere che Gesù non è uno fra i tanti, nemmeno un maestro fra i tanti, è il figlio di Dio, è l'unico. Difficoltà per me, difficoltà per tutti e tante persone, magari perché si chiudono nella propria intelligenza, nel proprio sapere, rifiutano Gesù. Non vogliono ascoltarlo come maestro, come figlio di Dio. Eppure, se penso bene, il mio cuore, il nostro cuore, la nostra mente è più grande di noi. Dio l'ha creata aperta all'infinito. E ogni volta che noi vogliamo guardare solo le nostre logiche, ci rendiamo conto che alla fine ci sentiamo soffocare, tutto diventa piccolo e tutto diventa dramma. Gesù sa cosa c'è nel cuore dell'uomo, comprende il nostro desiderio di grandezza, comprende il nostro desiderio di perdono, di salvezza e Gesù ci viene incontro e è sempre pronto a stare alla porta, a bussare. E quando noi siamo disponibili a fargli posto, ad accoglierlo, per chi è, allora Gesù viene e salva. Gli vogliamo dire grazie e facciamo una buona domenica.